taglie col libricino del Muori. Dai, dai, che sto periodo ne faccio almeno un paio di seguito. Eppure One Punch Man. Dai, che se va avanti, dai. La 16ª puntata del libricino del Muori. Comin. Ciao, fine. Che simpi! Vi siete iscritti a queste battute? State a sentire tra l'altro che voce fresh, sensuale. La tua voce è pastosa. Perché ho preso il Blue Yeti! Indovinate che colore? Blu! Non provo a disiscrivervi, sa? Grazie alle donazioni su Twitch, Market! Dai, che mi avevano donato per comprarlo. E l'ho comprato. So de parola. No, come qualcuno. Dissing 89, incredibili! Senti, senti. La SMR. La S è muori! Sì, ma iniziamo sto riassunto. Comincia con Light al parchetto. Beato lui, de sti tempi. Insieme a Ryuk e Rem. Perché ci hai portato nel bosco? No, taglia, taglia questa. Per ridarvi un libricino. Sta rinunciando al quaderno? No, cioè, sì. Ma quello de Misa. Perché siccome lei ha rinunciato alla proprietà nella puntata prima, era diventato di Light. Ma anche rinunciandoci non perde la memoria, ovviamente. Perché è ancora il suo. Non si scorda di Rem. Ok, vedi che devi fare, eh? Salva Misa o io te sfonno. Sì, sì. Mi lasci lavorare. Stiamo ammazzando per voi. Ok. E se ne va. Tasci l'uomo messo nei casini. Eh? Non si rubano i memini. Vero. E vedo che hai cambiato nascondiglio al quaderno. L'hai messo sotto l'albero? Sì, ma anche se l'ho nascosto lì, non ho rinunciato alla sua proprietà. Rinuncerò solamente quando mi sentirai dire, in qualsiasi contesto e senza testo, la parola fregancazzo. Ma è tutta una parola? Sì. Lì e solamente lì io rinuncerò al possesso del quaderno. Capito? Capito. Ma Light, se rinunci al quaderno, come farò io con le mele? Ah, frega un cazzo! Porca! Spostiamoci da Misa, che si risveglia, ormai ignara di tutte cose. Si è svegliata! Riprendi tutto, accenni! E azione! Signor maniaco! Adesso anche basta tenermi rinchiusa per giorni immobilizzata. Comincia a non starmi più tanto bene, lo sa? Ma ansia voci, deve aspettare il 4 maggio, signorina. Madò, sta puntata durante la quarantena, regà, però, eh. Non ci si crede, è Roll che mi parla. Il Kami, tutti i pepini. No, cervelle. Andiamo avanti. Sta facendo i filmini zozzini, eh. Si crede un regista. E chi sei? Felleini. La task force non capisce questo cambio di strategia. Guardala come svaga. Pensa che crediamo a questa recita. E questa è l'attrice. Sei buona, sore. Cagna maledetta. E invece no! È migliorata, pare sincera. L'altra volta si vedeva che era bugiarda. Ma adesso... almeno toglimi questa benda! Sì, poi così mi guardi in macchina. Matsuda, telefono. Unico contributo utile di Matsuda fino adesso. Oltre al caffè da Tashiro a puntata 3. Ma oggi? Eccolo. L'hai avvertita Misa quando l'hai arrestata che era accusata ad essere il secondo Kira? Sì, terzo. A voglia. A posto. Sì, sto bene anch'io, grazie. Ma è all'educato. Misa, ma chi vuoi più per culo? Prima di addormentarti hai negato tutto e hai chiesto di essere uccisa. Uccisa, uccisa. Mo che è sta sceneggiata? Lo sai il motivo per cui sei rinchiusa, no? Certo, perché c'è il Kira virus in giro, no? Attenzione Matsuda, prende il controllo della situazione. Falla, finiscila. Tu sei un'assassina cattiva. E non avevi manco l'autocertificazione. Perché strilli così? Polizia! Siamo noi la polizia! Ah! Matsuda! Azz! Matsuda ha fatto la cazzata. Matsuda, azz! Devo fare plin plin! Ferrarelle! L'hai fatta 4 minuti fa! 4! Ho la viscica piccina! Vuoi che la faccio qui? Ah ah! Lo vedi che vuoi fare i filmini zozzi? Moellestatore! Moellestatore? A me? How could this happen to me? Famo i seri, Misa. Dimmi perché te sei avvicinata a Light. Come perché? Perché è bello, intelligente, affascinante, simpatico, modesto, famiglia perfetta, fortuna di tu sei stato tuo simpatico, sicuro sei. E io lo amo! Attenzione, l'ha ammesso! Prima sei sempre stata zitta quando si parlava di Light. E ora ammette che Light è il suo ragazzo? Ma cos? Parli del Kami e spuntano le areole. Light al telefono. Come? Va, vieni qua. E vabbè. Vieni, vieni. Che se divertimo. Ecco Light. A bello. A belle. Dimmi tutto. L, ti devo confessare che io sono Kira. Frame incredibile de Shiro. Oh my god. Altri c***o.
anche gli si aggiungono. Ciro è l'uomo delle faccine. Ma cosa dici, figlio? Sei sempre stato così bravo. Ah sì? Non me l'hai mai detto? Quando t'ho detto che sono il migliore del Giappone, te, meh. Ecco cosa succede ad ignorare i figli, vedi? Cosa diremo a tua nonna? Dove ho sbagliato? La smetti per cortesia di shakerare il dio di un nuovo mondo? Scus. Cioè, o meglio, potrei essere Kira. It's time to fermare il time. E pensare, non abbiamo nessuna prova contro di lui. E arriva qui e confessa? Perché sa che questa crollerà e vuole anticiparla. Anticipella, vuoi per culo a me? Tu non potresti essere Kira. Tu sei Kira. Perché dici ciò? Perché se L pensa che io sia Kira, allora sarò Kira, no? Ma che vuol dire? Elle pensa pure che una dieta a base di macaron sia corretta? Ma poi lo voglio vedere fra qualche anno, con la glicemia più alta del gigante colossale. Tranquillo che non ci arriva fra qualche anno. Analizziamo i fatti. Sono stato seguito da Ray Pembar, come tutta la famiglia. Il 22 ero ad Ao Blue Yama, pure Matsuda. Allora Kira è Matsuda? No, giuro! Misa appena m'ha visto si è innamorata, come tutte quelle di sesso femminile, figliolo. Ma te sei visto? Sono tanto fiero. Se L è arrivato a sta conclusione, allora potrei essere veramente io, ma senza sapere di esserlo. Ma che? La strategia scagliola, scagliuella, ammazzi a tua insaputa? Allora potrei essere veramente anche io, Kira. Ma sta buono! E io mi ricordo, come se fosse dopodomani, che qui all'inizio non stavo a capire bene, eh. Perché, ma che sta a fare? Ma che scusa de merda è? Ma poi ragionandoci, capisci che si sta legando al fatto anche di Misa, che non si ricorda niente, e a quello che farà fra un po'. Vuole puntare sul fatto che i Kira uccidono per colpa di un qualcosa di superiore, che li usa. Oppure veramente è il Kira virus, la zuppa di pipistrelle! E poi te passa, e te ricordi più niente. Magari ho ucciso quando non ero cosciente o quando dormivo. Son Nambu Kira. Son Nambu Elli, meglio. O forse sarà stato un articolista. Che ne so. Qui sta facendo finta d'aver perso la memoria. Come Misa. Come se sto qualcuno avesse finito con loro, lasciandoli nella cacchina. Capito? Sì. Ma no. Come fai a dirlo? Perché nell'episodio 8 è andato in onda il Grande Fratello. E avevo messo telecamere in camera tua. Sì, violazione dei diritti, sì, la privacy, sì, scusa. No, ma veramente? Non ne ero assolutamente a conoscenza. L'hai dovuto ammettere. Lo so benissimo che lo sapevi, fagiano. Sei sicuro di aver controllato bene? Quante ne avevi messe? Ma non tantissime. Solo in camera tua? 64! I campi elettromagnetici! Le antenne! Fai parte del gomblotto! E abbiamo visto che tu de notte dormivi. Inoltre, anche quando studiavi, criminali che non avevi mai visto continuavano a schioppà. Ah, ma allora sto a flashare! Non posso essere io! Ma torto un peso! Ne ho dedotto che non te faresti mai schiamare. No, che non sei Kira! Beh, pure te c'hai ragione. So troppo bello, intelligente, affascinante, simpatico, modesto, perfetta, fortunato, entusiasta, eccetera, per farmi sgamare. Ti confesso che ogni tanto lo penso, che il mondo sarebbe un posto più bello senza i criminali e i freebooter. Quindi, chiunque pensi così, si potrebbe considerare un potenziale Kira. Così allarghiamo il raggio dei sospetti, dai. Ma che è sto populismo, Light? Attenzione, Matsuda, sta per di una cosa intelligente. Fermi tutti! Se scherza più! Perché stavamo a scherzare con Kira. Rispetto a questo sì, lascia perdere. Anch'io ogni tanto faccio questi pensieri. Tutti li fanno. Soprattutto contro i freebooter. Ma non mi viene mica a mente ad ammazzarli. Sputtanarli? Sì. Ma uccideli? Mi pare troppo. Bravo Matsuda! Oh! E poi le telecamere t'hanno scagionato, no? A posto! Non puoi essere te. Stavi a andare così bene, Matsuda! Perché in teoria, no. Eravamo a corto di personale. E l'abbiamo controllato solo dentro casa. Potrebbe aver ucciso fuori, quando andava a scuola. Ma che vuol dire? Quelli che ha ucciso dentro casa, il trick delle patatine, erano stati resi noti quando studiava e morti quando studiava, soprattutto. Quindi che cazzo dici? Sta buona, Izawa? E smettila di fregarti i pepesa. Qua fregasti quattro cretini, corcui dei zerbini. Ma non me. Tu volevi che andassi così.
Solito frame per Peppe. Ma basta, che schifo! Tu vuoi essere messo in quarantena? Così se i criminali continuano a morire, saresti stagionato per davvero. Non so un formaggio scagionato. Me ci metti in quarantena? No. Sarebbe una violazione dei tuoi diritti. Disse quello che ha messo le telecamere pure dentro la tazza del cesso. Anch'io ho i miei limiti. E limiti. Ah, devo smettere. Questo mi pare un po' troppo. Senti, freganca. Non mi importa. Se accetti di rinchiudermi, bene. Ma almeno dimmelo, che il resto lo trovo davvero una stucchevole e inutile filippica. Asciostra. Vabbè, rinchiudetelo. E vediamo se continua a frebutare i meme. Se continua a morire la gente. Light si mette in quarantena volontaria. Oh, bravo Light che dà il buon esempio. E lo sai perché lo fa? Perché lui è... Eccoci a quel momento della puntata. Bello, intelligente, affascinante, simpatico, modesto, famiglia, perfetta, fortuna, entusiasta, amore, talento, simpatico, sinuoso, elegante, poliedrico, obiettivo, atletico, comprensivo, persuasivo, gentiluomo, autocritico, sognatore e... ammirevole. Se il Kami si mette in quarantena, si priva della libertà, anche gli altri capiranno che è necessario. Che bravo, che esempio. Dammi 5 secondi che avverto mia madre. Subito. Tanto già preparato tutto. Noni! L, stai prendendo un granchio. Ma basta che sia d'acqua dolce. Padre, ma non lo capisci che è necessario? Guarda con che faccia stragol vera, te lo dico. Va come ci crede, va. Sei un attore meglio di Corinna qua. Ciro, puoi trovare una scusa per giustificare l'assenza di Light potenzialmente per mesi? No! Che cazzo gli dico a mia moglie? Grazie, sapevo che avresti compreso. Papà, ha detto la mamma che ti manda gli avvocati. Gli avvocati. Così anch'io sarò sicuro di non essere quell'assassino cattivo. Dio di un nuovo mondo. E voilà, manette al Kami. No, come osate? Inizia l'operazione quarantena. Regolette del muori. I fegatelli, come muore uno, eccetera, puoi cambiarli quando te pare. Ma una volta che hai scritto il nome, so cazzi. A parte se hai il Death Eraser, ma quello era il prototipo di Death Note, non conta. Come sappiamo dal riassunto de Minoru. Giustizia per Minoru! Non c'è diritto di recesso. C'è solo quello di decesso. Seconda regoletta. Se perdi, bravo coglione, il libricino del muori o te lo freghino, hai tempo 490 giorni prima di perderne la proprietà. Mazza, 490 giorni, più di un anno. 490 giorni. 490. Perché? Andiamo a vedere. Ho trovato un articolo. Nel simbolo del fuoco, Dio si rivela come il santo, il giudice, colui che illumina, purifica e trasforma il cuore dell'uomo. Nella traduzione greca, ricorre 490 volte. Il significato simbolico richiama da una parte il giudizio di Dio che purifica e distrugge il male, eccetera. Coinci credo? Io? Non lo so. Torniamo da Light. Giorno 1 di quarantena. Ma sta puntata ci azzecca troppo a sto periodo, non ci posso credere. Vabbè, va. Si torna al Grande Fratelle! Con Contelle che controella tutti. Basta, basta. Gli sciogli lingua, cazzo. Sciogli lingua! A Ciro, però, tutto questo non gli sta tanto bene. E vuole essere pure lui messo in quarantena. Allarme freebooter. Ma come? Il senso era che Light desse il buon esempio e che pure l'altro lo dovevano fa. C'hai ragione. È una citazione questa. C'hai ragione. Guarda, prosciutto e melone. Melone, sì, sì. Un piatto italiano. Perché L è un quarto italiano, non se lo scordiamo. Italiano, sì, sì. Leva il prosciutto e se magna solo il melone. Ma vaffanculo, eh. Ma che t'ha preparato a fa, Watari? Te tagliava un melone e fine. Comunque abbiamo un nuovo concorrente. Però Ciro, tu sei bravo e te famo tenere il telefono, così da poter contattare la tua famiglia. Ma Light non deve sapere niente. Me l'ero già immaginato tanto, non ti preoccupare. Hai detto qualcosa? Speriamo che sta pandemia si sbrighi a passare. Hai ragione. Terzo giorno di quarantena. La gente comincia già a non sapere più che cazzo fa. Ryuzaki? Da quando sono qua dentro? È morto qualcuno? O sai che no? Ma allora Light è veramente il paziente zero! È ancora presto per dirlo. Ryuk intanto di tutto questo se ne sbatte. Perché indovina che sta a pensare? Alle mele! Buono!
buone le mele. Light, mi sa che t'ammazzo e vado da un altro, eh. No, bisogna ripartire qua. Ma muore la gente. Ma che cazzo me ne frega a me, io so Shinigami, è il lavoro mio. L, sinceramente, non si aspettava questo. Pensava che anche imprigionato Light, le morti sarebbero continuate, che se fosse preparato qualcosa per scagionarsi. E invece no, che l'abbia sopravvalutato, oppure era veramente inconsapevole delle sue azioni. E che se la volegava così, con l'infermità mentale, non sarebbe una vittoria. Non sarebbe da Light, o meglio, non sarebbe da Kira. Vabbè, date uguale. Quinto giorno di quarantena. Ryuk accusa i primi sintomi della disintossicazione. Ho bisogno degli antiossidanti. Ma Shiro sta messo peggio di lui. Il sospetto che il figlio sia Kira lo sta debilitando un pochino. Glielo dovremmo dire che i criminali hanno smesso di morire da quando il fio ha gabbio. No, dai, è dal colpo di grazia. Dimoglielo. Shiro, dimmi tutto. Calmino. I criminali continuano a morire, vero? Vero? È finita la pandemia? Hanno trovato un vaccino? Un vaccino? No, no a cosa? A tutto. Le volevo dire, scialla, scialla. Non pensi troppo al fatto che suo figlio è quasi sicuro sia il più grande assassino di tutti i tempi. Altro infarto? Vada a riposarsi in un posto più caruccetto. Ma cosa vuoi che me ne freghi del posto più caruccetto? La mia progenie è in galera. Ho detto calmino. Dove sono le sigarette? Uscirò da qui con mio figlio e basta. Io ho le emozioni veri. E fa come te pare. Settimo giorno di quarantena. Light frebuta il modo de sedesse de L. Allora lo fai apposta. Guarda, a sto punto me va bene pure frebutare. La situazione è grave, grave, greve. Assassino pazzo, vabbè. Ma frebooter, non è tra gli aggettivi. Ma sì, ormai de fai meme originali. A me frega un cazzo. L'ha detto? Stavolta l'ha detto per davvero? Vergogna! Te tengo al gabbio solo per sta cosa. Ma no, perché questo era il segnale. Dopo sta cosa persino a Ryuk gli passa la malattia. E salutando Light se ne va. Addio Light, è stato Bill finché è durato. Vado a cercare mele, dai, fruttivendoli a me. E Ryuk passa attraverso il muro e la luce illumina il volto dell'ex dio di un nuovo mondo. Kira muore per adesso. E Light con la Light Inception Light riciccia fuori direttamente dalla prima puntata con tutta la sua innocenza. Va, ha cambiato proprio espressione. Spettacolo sta cosa è bellissima. Oh, ma L, che succede? Ma che cazzo stiamo a fa? Come che stiamo a fa? Il grande fratello. Ho capito che è stata un'idea mia, ma te rendi conto che non ha senso? A voglia. Allora fammi uscì. No. Perché? Hai detto che vuoi frebutare i meme un secondo fa. Ulteriore prova che non sapevo quello che dicevo. Kira sapeva benissimo quello che stava facendo, dai. Non esiste nessun Kira virus. Mo sta a far complottaro. Ma da quando stai al gabbio gli omicidi sono cessati. Non possiamo liberarlo. Ci arrivo persino io. Ah, mazzuta, non te buttare giù così. Non ancora almeno. Come lo spieghi questo? Perché sicuramente mi stanno incastrando. A ridaglia quei complotti. Light, che delusione. Te facevo meglio de così. Mo te caghi sotto? Dopo una settimana di quarantena? C'è gente che è più di un mese che sta rinchiusa. Però perché mi sembra sincero? Anzi, una lettera prima. Quindicesimo giorno di quarantena. Ryuzaki, i criminali che non sono morti ste due settimane sono schioppati tutti oggi. Due settimane. Questo si ricollegherà a una cosa dopo. Ora che ci penso. Vabbè. Avvertiamo Shiro! Yeah! Sovrintendente senpai! Kira ha ricominciato a uccidere! Sono morte una fracca di persone! Yeah! Cioè, mi disp, però. Yeah! Allora mio figlio non c'entra! Eh sì! Forse sti 14 giorni il vero Kira è stato in quarantena pure lui! Oh, ma sta puntata è proprio precisa! Due settimane come i tempi da quarantena vera! Detto non t'ha predetto tutto! E Matsuda lo dice mentre suda. Mazza quanto suda! Comunque spetta a Ryuzaki scarcerarci. Che dici? Beh, forse la percentuale che Light sia Kira è scesa del non so mica più tanto sicuro per cento. Che bello! Diciamolo pure a Light! Matsuda te sta allarga!
pizzone al senpai! Che Matsuda è più grande di L, non ve lo scordate. E in Giappone sta cosa vale, ma per L non vale. O vedi, so 16 puntate che te dico di non fa una cazzata dietro l'altra e guarda cosa mi fai fare. Non sono io, sei tu! Mi costringi a punirti! Hai ragione! Scus! Relazione più tossica del Kira Virus right here, signori! Right! Sono passate 2 settimane e sono ancora tutti vivi! Ma non è vero! Matsuda! Confessa! Ti stai sbagliando! Io non sono Kira! Guardami negli occhi, L! Ti sembra che stia dicendo cazzate? Guarda! Guarda gli occhi del muori! Anzi, del cuore stavolta, veramente! Non ti sembrano sinceri! No! In effetti, proviamo con Misa. Misa, ormai sono 2 settimane. Ho fatto tutti i filmini che mi servivano. Dimmi chi è Kira e te lascio andare. Ma io non lo so, Uffi. Grazie però, almeno mi ha dato una sedia con pratico foro per le funzioni corporal. Stanis, tu, qualche informazione? Dai però. L è F4issimo. Basito. Io non ci sto a capire più un cazzo. Fine! Madonna, che finale di puntata spettacolare! Quando la vidi la prima volta ero fomentatissimo! L che non capisce! Te stanno a fregare, eh? Come farai? Eh? Le? Lo scopriremo nella prossima puntata!